positiva, non sempre banale, mai scontata. Permettetemi anche di dire che lo sforzo fatto per costruire ad esempio l'Hub dell'Innovazione, che ha messo a sistema in dialogo Università FBK, FEM e Trentino Sviluppo, non è stato un percorso facile. Io e la dottoressa Ferrario abbiamo fatto da facilitatori di questa operazione, ogni tanto consolandoci, diciamo, omeni, per condividere determinate difficoltà che sono state nel percorso, e lo dico perché sono stata provocata prima sul tema del fatto che le competenze, i talenti, io credo che il caso o la divinità, fate voi, le abbia distribuite del tutto casualmente e non per distribuzione di genere, e semplicemente, questo è un boicottaggio, semplicemente si tende a faticare di più a vedere le competenze femminili. Devo dire che questa fondazione sta facendo bene la sua parte, con ampi margini di miglioramento sicuramente, ma in questi termini ci siamo, della valorizzazione del capitale umano, che è a mio avviso l'elemento più forte che può contribuire a far sì che i ragionamenti che facciamo siano poi concreti. Venerdì scorso abbiamo ospitato un incontro, una lectio magistralis del professor Jeffrey Schnapp dell'Università di Harvard, docente di Digital Humanities, e devo dire che ho avuto non solo forte la percezione che ci siamo, che ci ha raccontato delle belle cose, ma ci siamo anche noi su quella linea di frontiera. Sicuramente FBK è stata lì ricordata come uno degli elementi, ma lo è stato in maniera molto chiara, protagonisti di questo processo. Ho visto cose che voi fate, presentate dal professor Schnapp, e quindi abbiamo avuto il conforto che siamo nella direzione giusta e che siamo anche forse sperimentatori in Italia di modelli di collaborazione. Devo dire che per il Trentino questo significa molto anche in termini di autorevolezza e credibilità nelle relazioni internazionali, e torno sempre al tema delle relazioni, perché poi alla fine è quello che fa maturare i processi, e quindi il ritorno in termini di investimento, di cui parlava prima anche il Presidente, possono essere di breve, medio e lungo periodo, ma si misurano anche su questi elementi qui, che garantiscono al nostro territorio relazioni e credibilità internazionale. Di questo vi ringrazio, perché credo che abbiamo intrapreso una strada proficua. Grazie.